Ciao a tutti, ci ritroviamo con Massimo, con il quale abbiamo pensato di tirare su questa bella rubrichetta per andare a parlare delle varie cose di LinkedIn. Uno dei temi più divertenti e dibattuti di LinkedIn è il Social Selling Index. Poi vi mettiamo il link e vi mettiamo tutto, no? Che è questa metrica con cui LinkedIn ti dice quanto sei bello, e via dicendo. Ma è vera sta roba? Ne vorrei, insomma, vorrei il parere di Massimo. Quanto è importante il Social Selling Index, Massimo? Allora, innanzitutto ciao Fabio, ciao a tutti quelli che stanno Ciao. guardando. Allora, Social Selling Index, prendo subito il caffè. Perché necessita di fare una serie di... Ci vuole una camomilla più che un caffè. No, perché allora, mettiamo così, molti lo considerano una vanity metrics. Cioè, partiamo innanzitutto, che cos'è? Perché secondo me dobbiamo anche dire che Certo. cos'è. È un indice, index, e... analizziamo le parole social selling index. Ok, sostanzialmente LinkedIn vorrebbe dirti che l'indicatore di quanto riesci a venderti, che suona male detta così, ma a vendere il tuo brand, cioè a collocarti sul, diciamo all'interno del canale del social. Ora, dobbiamo sempre tener conto di un aspetto culturale, secondo me, che il concetto della parola sell e selling e sales maker, tutto quello che vuoi, non è lo stesso nella lingua anglosassone, cioè Chiaro. nell'inglese, soprattutto nella derivazione americana, che nella nostra. Da noi il concetto di vendersi è sempre visto, non ti dico come negativo, però io faccio sempre l'esempio sui biglietti da visita. Se tu vai negli Stati Uniti, essere un salesman è un vanto, cioè è una professione molto importante. Qui essere un venditore si usa anche con È l'accezione vista del male. non fare Sì, il sì. venditore con me, smetti di fare il venditore. Chiaro, chiaro. Mettiamo, perché qui è, secondo me è proprio una questione di la traduzione esatta, sell, selling, vendere, cioè, venditore non è corretta. Chiarissimo. Quindi prendiamo tra virgolette, come dico sempre io che mi contestano sempre, prendiamolo tra virgolette. Non si dovrebbe fare mai questo gesto. E quindi ragioniamo che cos'è. Allora, la cosa che sostengo io è intanto è un parametro. Come tutti i parametri vanno considerati all'interno dell'intero contesto. Perché? Ora, non per entrare negli argomenti medici, ma avere il colesterolo a 100 o a 200 di per sé non è un dato essenziale. Se tu vai da un medico, il medico ti dice voglio vederlo in relazione a tutta una serie situazioni. Quindi avere un social selling basso e rispetto a un social selling più alto ti garantisce maggiore visibilità su LinkedIn o no? No, cioè non è un Ok, indice, cioè la ok? reach di un post non cambia. Non cambia, o comunque non cambia così in modo sostanziale, perché il social selling index ha un punteggio da 0 a 100. Da 0 a 100 Senti, io diviso. se vuoi ti faccio da Ecco, capia e mi magari dici vai, come devo vediamo il tuo, migliorare. così entriamo proprio nella... Allora, aspetta. Ci siamo come cavia, Fabio. Mi presto volentieri. Questo è il Ok, mio. perfetto. Allora, Fabio ci dice che ha un index attuale di 69 su 100. Poco? Tanto? Non è importante, perché lo stiamo valutando. Dove mi diventa importante quel 69? Mi diventa Ti faccio una importante... domanda, scusami. Tra le prime due voci, cosa cambia? Classifica Adesso te lo SSI del tocca. settore 1 o di là 4? Ci arrivo subito. Ok. Ti dico, questo 69 è importante se Fabio decide di fare un'attività per aumentare il suo personal brand su LinkedIn e Sì. fra 3 mesi è a 68. Cioè, se lui fa delle attività e fra 3 mesi non è a 75, È un problema. probabilmente c'è qualcosa da rivedere. Quindi è un indicatore che ci serve per partire come punto di partenza dal momento in cui lo vado a vedere la prima volta. Rispondo alla tua domanda. La prima è la classifica del social index del settore. Allora, in base al settore in cui tu sei codificato all'interno di LinkedIn, Dove lo lo vedo? dovremmo vedere se scende una... perché sei un professionista della vendita di servizi pubblicitari. Lo vedi lì, ecco, persone del tuo settore. Wow! Ok, allora in questo segmento il valore medio è 35. Quindi, tornami un attimo su Fabio, tu con 69 sei nel primo 1% del tuo settore. Yuhu!
Anche qui ragioniamone, cioè sono, come dire, io sono il figlio più bello della mia famiglia, sono figlio unico, cioè nel senso Certo, sì. il valore è tutto relativo in base alla situazione. Chiaro. Mentre la seconda, classifica social index della tua rete, significa che se prendi la tua rete, quindi tutti gli utenti con cui tu sei in contatto, rientri nel 4% della tua rete. Non so se mi sono spiegato. Quindi sempre top 4%. Esatto. Quindi vuol dire che sei Chiaro. comunque verso l'alto, ma dovrai fare una riflessione. Cioè, in tutta la rete link sei nel primo 4%. Poco? Tanto? Ragioniamone. Ok? Sotto, poi interveniamo su quelle quattro righettine, accanto a persone del tuo settore c'è l'altro che è la media del social index delle persone della tua rete, in basso a destra, che è Visto. 43. Questo che cosa significa? Allora, in teoria sarebbe molto interessante e sarebbe utile essere più bassi di tutto il resto della nostra rete. Cioè Perché io significa che vado a avrei trovare la rete persone migliore meglio di di me. me, Ok? estremizzando. Bene. Però ci sono dei casi in cui questo punteggio è molto basso. Io sono un caso che quando vado a fare formazione e mi si iscrivono 10 allievi alla mia rete, entrano in rete persone che hanno appena aperto il profilo LinkedIn. Quindi hanno Quindi punteggi è una bassissimi. Anch'io rete bassissima. Però per il mio. ho, fra le persone che mi seguono, tante persone alle prime armi che appunto mi seguono Voglio per dire, imparare. non mi interessa, Va perché bene, sì, fa esatto. parte del mio target. Cioè, se tu sei un formatore, questo indice più basso è, meglio è per certi aspetti. Sì. Ok, ora non è molto estremizzato il ragionamento, però sono numeri e sui numeri delle volte bisogna fare una riflessione. Mentre interessante è andare a vedere com'è ripartito il tuo 69, ok, che è quella lì dove ci sono le quattro righine colorate. Allora, in realtà il sistema dà 25 punti, se chiamiamoli così, per ognuna di queste quattro categorie. 25 per 4, 100. Quindi l'unico modo che tu hai per fare 100 è avere 4 volte 25. Per Ah, esempio, scusami, è una curiosità, però cioè, proprio non riesco a capire. Mettiamo volessi, qui mi dice identifica meglio i potenziali clienti, cioè spiegami come devo ottimizzare queste barrette. adesso ti ci entro. Allora, prima cosa, partiamo da quella buona, l'ultima. Sì. Creazione relazioni. Sei già al top. Ok, sei già a Ok. 25. Di più non si può Non si può, fare. però cioè. Significa. Io non so che cos'è che ho fatto che ho portato al 100. Allora, sicuramente tu quando entri in contatto con un nuovo Sì. persona della tua rete, okay, un nuovo collegamento, dialoghi, costruisci, parli, clicchi, linki, citi, loro citano te, cioè Ok. costruisci la relazione. Una relazione. Effettivamente, Fabio, ci sei qui dentro, solo con la Sì. diffusione dei contenuti. Ok? Va bene, Quindi chiaro. qui sei già al massimo, il che non vuol dire che non puoi migliorare, ma anche Certo, chiaro. se tu raddoppi la tua Qui non qualità, cambia niente. rimane a 25. Ok? Sì. Bene, ti passo a quella verde sopra. Ok, che Scopri sei e condividi 3 di aggiornamenti 154. rilevanti. Ok, vuol dire la tua interazione con contenuti non tuoi. Ok, Ammetto che io sono sempre di corsa e spippolo poco. allora diciamo che misura da una parte la tua capacità di essere, come posso dire, un leader, un esperto del settore. Quindi cosa significa? Che tu puoi anche mettere le tue informazioni. Cioè, se tu fossi un top voice di LinkedIn, per capire un'altra delle caratteristiche, magari poi ne parleremo come si diventa top voice e che sono i top voice di LinkedIn, che è questo, diciamo, Prossima, me la segno subito, mi interessa. questo spunta blu, mettiamolo così, come fanno su altri canali, che ti dà. Prossima puntata su questo argomento. Allora, quindi condividere contenuti di qualità che possono essere tuoi o di altri. Perché ricordiamoci che su LinkedIn ragiona per contenuto. Cioè un buon contenuto di un altro con il tuo commento oppure che la tua condivisione, ma non anzi, come chiama lì, che è la diffusione, non la condivisione come c'è negli altri canali. Cioè prendo il post e lo butto in rete. No,
ci deve essere un mio intervento, vale quasi quanto un tuo contenuto. Chiaro. Quindi può essere importante. Come posso fare per aumentarlo? Sicuramente un valore interessante. Per come fa LinkedIn a capire che il tuo contenuto è interessante? Alle reaction che provoca. Cioè, quanta gente Chiaro. commenta il tuo contenuto? Quindi devo fare commenti che la Devi gente stimolare commenti. l'interazione degli utenti. Va bene. Ok? Io c'è una cosa, io odio vivere Quindi. algoritmicamente, abbiamo già parlato. Cioè, tipo quelli che ti fanno il primo commento abbiamo parlato l'ultima volta, no? Quelli che fanno, ti metto il link del primo commento, oppure che giocano dicendo, ok, la mia idea, la mia opinione te la metto nel primo commento. A me Ok. quello che mi dà più noia di tutti è I sondaggi. commenta se vuoi ricevere il link con la guida. Certo. Quello assolutamente, però è una tecnica per aumentare questa e non solo, perché poi aumentando questa aumenta anche, diciamo, la visibilità del contenuto organico. È una cosa in generale che a me non piace, questo ragionamento per algoritmo, però giustamente è così è. Oppure potresti partecipare tu in modo attivo ai contenuti dei tuoi contatti. Ok? Questa è Quindi un. andare a commentare, chiacchierare, Esatto. cioè, serve Quindi tempo. questa è sicuramente una delle cose su cui puoi migliorare e questo probabilmente devi interagire più con gli altri perché i tuoi sono già abbastanza interagiti. Potrebbe Ok, essere sì, lo una so, è ipotesi. vero, perché io Ovviamente. effettivamente tanta gente reagisce ai miei contenuti, ma io uso poco, sto poco sulla piattaforma, quindi raramente interagisco con contenuti altrui. E fra l'altro, Fabio, Trovare non le persone dimentichiamoci. giuste, qui è dove mi ha dato il punteggio più basso. Esatto, non dimentichiamoci, adesso arrivo, che se interagisci con le informazioni rilevanti degli altri, fa tutto brand tuo anche. Perché tu puoi Certo. condividere, poi i tuoi commenti Chiaro. vengono visti, Mi si allarga devo anche la impegnare. rete. Perché io Perché lo sono. vedranno le Allora, persone se tu collegate a. commenti, facciamo, tu pubblichi un contenuto, il tuo contenuto viene commentato da Mario Rossi, che è un mio contatto, le informazioni rilevanti è importante anche nella crescita del network e così si aggancia la voce sopra, trovare le persone giuste. Perché? Perché se tu condividi un contenuto o qualcuno condivide un tuo contenuto, la tua rete lo vede, ma lo vede anche la rete dei tuoi condivisori o dei tuoi commentatori. Quindi mettiamo che io e Fabio non fossimo in contatto. Fabio scrive un Sì. contenuto, io lo vedo perché l'algoritmo lo fa vedere o per argomento perché è stato commentato o, diciamo, likeato, passami il termine, che non c'è il like e poi basta, cioè c'è stata una reazione da parte di uno della mia rete. Io lo vedo questo contenuto. Mi viene fuori Mario Rossi ha commentato il post di Fabio Antichi, che io non conosco. Quindi vado a vedere il post e scopro Fabio Antichi. Quindi Scusami, stimolare. ti faccio una domanda che non ho capito bene. Trovare le persone giuste, identifica meglio i potenziali clienti. A me interessa questa cosa, mi piacerebbe trovare potenziali clienti. Quindi, Ma per premiare questa. ma tu Scusa, hai prego. LinkedIn, ha capito quali sono i tuoi potenziali clienti? Esatto, mi incuriosiva questo. Come fa a Perché sapere? per spesso questo indice è condizionato, infatti devo fare una premessa, è molto legato al Sales Navigator anche, che è Sì. un altro strumento di LinkedIn a pagamento. Perché ti dico che è collegato? Perché te quando vai sul Sales Navigator devi dare una serie di informazioni e lui ti genera il profilo tipico del tuo contatto, di quello che deve essere nella tua rete. Questa cosa, no, quando tu Via, fai devo il mettere profilo, LinkedIn a non pagamento. ce l'hai creata direttamente. Quindi bisogna capire cosa ha inteso, cosa intende lui per persone giuste. Chi sono le persone giuste per te? I direttori marketing delle aziende a cui vai a proporre consulenza? I neofiti sui social a cui proponi questi video informativi, capisci che è Beh, è ovvio difficile. che in termini di volumi sono più i neofiti che mi seguono, in termini di business sono più le aziende Allora, grosse questo che mi indice interessano. casca perfetto se tu fossi il rappresentante o il commerciale della ditta che vende centralini telefonici. Chi sono i Sì. tuoi clienti? Tipo i responsabili acquisti delle aziende con più di 10 dipendenti. Quindi quando è così facilmente identificabile, questo indice, questo è difficile averlo alto. Soprattutto se sei eclettico.
Cioè, se non hai un Quindi target. spazi su più argomenti, su target diversi sostanzialmente. Cioè, per esempio, no, la mia strategia LinkedIn, su chi va? Io, da una parte, chi si occupa del marketing o del commerciale nelle aziende che mi chiama per consulenze. Ho nelle stesse aziende quelli che si occupano del personale per corsi di formazione. Ho le agenzie, i direttori delle agenzie formative o chi lavora in agenzia formativa che mi chiama per fare corsi legati ai fondi interprofessionali. Ho chi lavora in agenzie di web che mi chiama per supportare i loro clienti per Chiaro. le attività LinkedIn. Quindi un Cioè, target capisci che. eterogeneo composto da figure molto diverse. E quindi fai fatica a dire quali sono le persone giuste. Dipende. Okay, quindi questo dato, come sempre, i parametri vanno tenuti in Vanno modo abbastanza. contestualizzati. Capito? Da cosa puoi fare? Puoi dare delle indicazioni a LinkedIn. Per esempio, dipende da che tipo di ricerca vai a fare con il motore interno. Cioè, tu c'è cioè il motore interno, quello potrebbe essere in un prossimo incontro, ragioniamo delle ricerche LinkedIn, perché c'è veramente degli strumenti molto interessanti. Bello. Potresti, quindi qual è? Altra cosa, qui stiamo parlando di persone con cui sei parlavo sempre del secondo, se passo da quello sopra. Il concetto abbiamo affrontato Sì, l'altra volta, il concetto sempre del persone con cui cliente. siamo in contatto, Ok, sì, questa. no, ecco, attenzione, che cosa si intende? Le persone con cui fanno parte della rete o i segui? E Non lo qui so. si apre un ragionamento che abbiamo già fatto tra il profilo creator e il profilo non creator. Ok, Sì. per cui se io faccio il creator e ho i segui, per esempio, domani scrivo un libro, ho i segui dei lettori del mio libro, che non saranno mai i miei clienti per altre cose. Se a questi chiedo il contatto, abbasso o alzo questo indice? Va fatto Una una domanda per riflessione. me? No, è una domanda, sai, buttata nell'aria. Non ti volevo Beh, io entusiasmare. ti direi che per dare un'indicazione all'algoritmo chiederei il contatto solo a quelli che io ritengo realmente i miei potenziali clienti. Attenzione, e qui si può fare anche un'altra operazione, la pulizia del profilo. Cioè, lo so che sembra un controsenso, mi sono Ma fatto un come mazzo faccio ad bello. andare a vedere chi è che non mi segue per eliminarlo? Cioè, chi è che non mi segue realmente, non Lo vedete, interagisce? e magari se ne parla approfonditamente un'altra volta, se si dà un'anteprima, si Va lascia come bene, spoiler. mille No, temi sono perché ci usciti. sono delle tecniche, ma lo capisci da chi ti ha interagito con te ultimamente o no? Cioè, lo vedi? Dai, Ci allora sono delle spiegami tecniche. l'ultimo punto e poi tutti gli altri Esatto, e io faccio, partiamo nelle ti prossime dico, quindi può puntate. essere utile anche pulire il profilo, perché magari tu ti sei iscritto a LinkedIn quando sei appena laureato, c'hai tutti i tuoi ex compagni di università, e poi se, Certo. non è detto che sia a caso, non sei più in contatto, è brutto detta così. Ah, una cosa importante, quelli che butti fuori non lo sanno. Cioè non gli arriva il messaggio, Fabio ti ha buttato fuori. Sì. Però anche perché si presume non è dialogo con loro. Andiamo al Certo. primo, creare il brand professionale, che in realtà basterebbe questo come ragionamento. Anche qui però non capisco che vuol dire. Allora, qui c'è un aspetto tecnico. Il profilo deve essere completo. Cioè, hai riempito tutti i campi? Hai riempito la pagina servizi che offri? Speravo di Ah, sì. hai aggiunto in multimedia, hai file multimedia? La foto e la copertina, la usi la copertina sul tuo profilo LinkedIn? È Pensavo di aver coerente? fatto tutto, sinceramente. Ci sono conferme delle tue competenze da parte di terzi? Capita. Quindi sono queste le cose che devo Hai fatto un spingere. po' di corsi LinkedIn Learning? E magari hai anche No. condiviso la certificazione ottenuta, che questo è No. un altro aspetto. LinkedIn Learning, cioè qui stiamo buttando, Fabio, se si inizia c'è una quantità di appuntamenti in futuro, abbiamo già le prossime 10 puntate, Sì, segnatele, perché sennò, perché LinkedIn cioè, sono temi Learning è un'altra importanti. cosa interessante da fare. E questa, diciamo, è Quindi, secondo la te è questione. giusto farlo, LinkedIn Learning? Allora, LinkedIn Io Learning, non l'ho se proprio prendi, mai considerato, non ci ho mai allora, se tu pensato hai un profilo a minimamente. pagamento, hai accesso a LinkedIn Learning. Sì. Allora, fino a che era tutto in inglese era un problema. Adesso è in inglese con i sottotitoli. Quindi puoi fare, ma c'è di tutto, non c'è solo LinkedIn, eh? C'è corsi di marketing, corsi di comunicazione, c'è veramente tanta roba. Io una cosa che consiglio di fare, allora, chi non ha ancora sperimentato un profilo a pagamento, per me dovrebbe sperimentarlo. Prendi un Sales Navigator per un mese,
Però quel meserino Quale deve dei vari piani consigli? prendere. Io prenderei il Sales Navigator, tanto il mese gratuito è per tutti. Gratuito prendo il POP. Sì. Ok? Però con una strategia dietro. Magari però perché. Oppure puoi prendere anche il premium tradizionale, quello più basso, che costa. Perché il Sales Navigator costa 100 euro al mese. Quindi lo prendi per un mese gratis, però in quel mese sfruttalo. Nel senso, cerca di capire. Come funziona? Non come faccio io con tutte le persone trial dei software che interessantissimo, mi registro, poi mi arriva attenzione, fra 3 giorni esco Ti come scade, è scusa. successo anche a me. Anch'io ho fatto il mese Ok, gratuito evitiamola senza questa cosa, sfruttarlo. facciamolo. Ma può essere uno strumento interessante. Per cui alla fine il social selling, questo index di cui stiamo parlando, serve esclusivamente per darti un parametro di partenza e per fare delle riflessioni. Ma non, cioè non ci morirei dietro se non hai un dato Chiaro, di chiaro. così importante. Poi oscilla moltissimo. Io, per esempio, l'anno scorso sono fermo il mese d'agosto, errore, agosto E ti è sarebbe la privacy calato. di LinkedIn, mi è calato mostruosamente, ma tipo di 15-20 punti globali. E quindi, ok, Bella botta. quindi Oh, diciamo che dobbiamo grazie affrontarlo. mille. Vuoi qualche Salutiamo chi è a domanda? casa. Pronti per un'altra puntata? A tra poco. Ciao. Ciao! Allora, vediamo un po' dove devo pigiare.